Sono Marta, ho 22 anni, sono una make-up artist e nella vita voglio migliorare me stessa. Voglio migliorare me stessa cancellando tutti i miei lati negativi, per esempio i problemi che mi arrabbio molto facilmente, molto spesso. Ci sono dei momenti nella vita in cui siamo particolarmente sensibili, gli altri magari non se ne rendono conto e ci possono facilmente ferire. Se siamo particolarmente sensibili, potrebbe risultare anche difficile manifestare il nostro disappunto e questo determina poi un accumulo della rabbia. Quello che è successo a Marta, nel tempo in cui hanno avuto poco rispetto per lei, aveva forse pochi strumenti per poter rispondere, ha accumulato questa rabbia nel tempo. In questo caso abbiamo lavorato con lei per aiutarla a recuperare la sua assertività e soprattutto per poterla aiutare a rilasciare un risentimento riguardante un qualche cosa che ormai era passato, ma che lei continuava a vivere nel presente, che di fatto danneggiava solo se stessa. Abbiamo utilizzato una tecnica molto forte, perché dopo la catalessi, quella che avete visto, generalmente c'è un grande cambiamento. Quando il corpo arriva ad una quasi totale rigidità, a quel punto c'è anche un maggior rilascio. In questo caso poi abbiamo fatto anche una regressione. Siamo andati a rivisitare il primo momento in cui ha ricevuto questa mancanza di rispetto. Abbiamo chiesto che cosa le ci sarebbe voluto in quel momento per poter evitare di sentirsi così male. E quello che lei ha risposto delegava di nuovo il potere del suo sorriso agli altri, le scuse degli altri. L'idea era invece trovare qualcosa dentro di lei che potesse aiutarla ad avere la risposta migliore. Lei ha trovato la calma. A quel punto siamo andati a recuperare la calma dentro di sé per donarla a quella ragazza, perché poi era una ragazza in quel momento, e per poterla aiutare a gestire meglio quella situazione.